Ed ora entriamo nel fantastico mondo di Motorola, che anche quest'anno al Mobile World Congress ci ha stupiti con il lancio dei nuovi dispositivi mobili decisamente multimediali e le nuove tecnologie per il networking come l'LTE, il WiMAX e la TV su protocollo IP per il digitale terrestre. Guardiamo un po'. Motorola Mobile World Congress ha presentato molte novità e molte tecnologie. L'IPTV, che permette di gestire contenuti multimediali dal telefono di casa, l'LTE, che è Long Time Evolution, che è l'evoluzione della tecnologia UMTS per gli operatori, il WiMAX, che è una tecnologia importantissima per fornire la larga banda wireless, e molti interessanti prodotti di telefonia cellulare che permettono di gestire file multimediali, video e file musicali in maniera ottimale. A Barcellona abbiamo presentato diversi prodotti ed in particolare ci teniamo a evidenziare due prodotti che rappresentano due proposizioni di Motorola, una quella che è quella musicale e l'altra quella multimediale. In particolare per quella musicale, dopo il successo del Consumer Electronic Show, dove è stato presentato per la prima volta, abbiamo qui in Europa il Rocker E8 ed è un telefono che si caratterizza per un jack 3.5 che quindi permette di connettere qualsiasi cuffia per l'audio. Si tratta di un telefono candy bar che a seconda dell'uso che se ne vuole fare, sia esso funzionalità telefonica, lettore musicale quindi MP3 o macchina fotografica, al tocco di un tasto permette di evidenziare e rivelare quelli che sono i tasti di cui si ha bisogno senza confondere l'utente. L'assenza della tastiera però non viene percepita perché a seconda dell'uso che se ne fa, l'utente schiacciando il tasto ha un feedback sensoriale che gli dà la certezza di aver premuto il tasto che gli serviva per o scattare una foto o fare una telefonata o anche far partire il brano musicale preferito. A questi tasti si va ad aggiungere quella che noi chiamiamo una ghiera sensoriale che ti permette di fare lo scroll, passare da diversi contenuti multimediali o le proprie playlist e brani musicali in pochissimi secondi. Moto Z10 è il nuovo dispositivo mobile di Motorola multimediale che noi definiamo come cinema on the go, perché rispetto agli altri telefoni ti consente di filmare in alta definizione, di editare e montare i propri video in real time e di poterli anche caricare il tutto nei pochi minuti sul web, per esempio su YouTube. La stessa cosa si può fare con le fotografie, non so, per esempio togliere gli occhi rossi e caricarle sul proprio sito, poterle così condividere con i propri amici e parenti. Da un punto di vista di funzionalità e caratteristiche potremmo definirla casa di produzione portatile, ha una fotocamera da 3.2 megapixel, ha una qualità del display da 30 frame al secondo che quindi garantisce una riproduzione dei video eccellente e anche ha una capacità di memoria interna che permette di registrare video di anche un'ora e a questo va aggiunta anche una capacità di memoria esterna fino a 4 giga. WiMAX è una tecnologia che sta prendendo piede un po' in tutto il mondo, specialmente in Italia con le nuove licenze che verranno emesse a breve, diventerà una tecnologia che sarà in grado di fornire la larga banda wireless, quindi senza fili, a tutto il paese, sia a livello locale che a livello nazionale. La tecnologia LTE è la tecnologia evolutiva dell'UMTS. Fornirà una larghezza di banda elevatissima, decine di megabit per secondo, che permetteranno delle esperienze multimediali che andranno dalla possibilità di vedere film in alta definizione sul proprio telefonino, così come avere dell'interactive gaming via wireless ovviamente, tramite i terminali a disposizione dell'utente.
come dicevo, è un'evoluzione dello standard UMTS, pertanto verrà adottata da quasi tutti gli operatori di terza generazione. Motorola è leader nell'IPTV che permette di utilizzare contenuti multimediali in varie forme e soprattutto di muoverli attraverso vari dispositivi, quindi dal plasma screen ai dispositivi portatili, così come attraverso vari luoghi, quindi muovere ad esempio un video on demand o un film che sto guardando in televisione da una stanza all'altra senza perdere un singolo frame.